emozioni che ti dà lo snowboard sono tantissime. E la sensazione di andare, di scivolare sulla neve, di venire giù veloce, di saltare, di avere veramente tantissime varianti, sono secondo me quelle cose che fanno la differenza rispetto agli altri sport. Ci racconta così le emozioni del proprio rapporto con lo snowboard Jacopo Luchini. L'atleta nasce a Prato il 10 ottobre 1990, venendo alla luce senza la mano sinistra a causa di una plasia. Ma la disabilità non scoraggia Jacopo, che fin da bambino si dedica a diversi sport, come il calcio e il surf, fino a quando non scopre lo snowboard, sport che lo cattura fin da subito, del quale ne diventerà un campione internazionale in pochi anni. Jacopo riesce a collezionare 14 medaglie tra europei, mondiali e coppe del mondo, dimostrando come la propria disabilità non sia un ostacolo, ma solo un motivo in più per dimostrare il proprio valore reale. Mi sono sempre dato da fare più degli altri per poter dimostrare che comunque anche chi ha una disabilità può praticare sport e può fare bene. È normale che da chi ti vede da fuori e che non è magari un tuo amico stretto o un parente, c'è sempre quella sorta di, chiamiamolo pregiudizio, no? Del fatto di dire: come farà questo ragazzo a fare sport? Però poi l'importante è dimostrare con i fatti che si può fare tutto. Anche se Jacopo Luchini può vantare già un palmarès eccellente, l'atleta ha ben chiaro gli obiettivi futuri per stupire il pubblico italiano e non ancora una volta. Spero che si riesca il prossimo anno a fare i giochi a Pechino, perché quello sicuramente è l'obiettivo più importante. È l'obiettivo che ogni atleta nel mio sport e negli sport invernali aspira, quindi bisogna arrivare preparati al 100% e senza aver dubbi dare il massimo. Sarebbe bello poter fare gli ultimi giochi della mia vita in casa, nel mio paese, di fronte al mio pubblico e chissà, per la prima volta magari anche con i miei amici, i miei genitori che possono sostenermi da vicino.